io sono contento di vederti, di vedere lui, perché io, i nemici lui mi ha chiesto, io non ce l'ho, penso di non averli, che li creiamo. Cosa sono i nemici? Io ho sempre fatto la mangiata per a tutti. Ma mi capisci? Non a te. E chi mi ha detto che Rosa è venuta a mangiare a casa mia? O mi ha detto io? No. Scusa, la coppetta. Acqua di spirito. Per piacere, dai. Me l'offro io. Acqua per fotografie, per cercare. Come ti chiami? Riccardo. Allora Riccardo, nella vita non sarei di incontri. Fai del bene, avrai del bene. Io la vedo così. Siamo a ragionare e la vedo così. Poi, se sono rose fioriranno, sai perché? Adesso siamo al mese di luglio, dopo maggio le rose fioriscono. La vedo alla mia maniera. Riccardo, la vita è bella. Siamo al mondo. Sono un uomo sincero, tranquillo forse. Mi ha dato un sollievo quando eri a Cinquale, mi ha detto le cose quelle serie, quelle vere, e poi dopo cosa conta la politica e la sfacciataggine, è vero, ma è verissimo. Poi siamo stati sempre amici a Scapporeghi, abbiamo inventato noi quelle storie lì. Che poi non so dare niente alla vita, perché è un giro, un romanzo, no? Oggi siamo, domani no. Sì, è una cosa che gira, ma sempre ci vogliamo bene, ma non da perché io non ti ho mai fatto le domande a trabocchetto, neanche con chi vai o cosa vuoi, capisci? Ora sarei un traditore, come a te, come a tante persone. Hai capito, Riccardo? Non mi ho fatto le domande. Tu sei una persona leale. Sincera, come ti posso dire? Vera. Vera vuol dire essere sinceri. Però anche tu avrai fatto soffrire qualcuna, no? Non sono mica uno stricco di santo, sono un uomo. E quello. Perché se tu mi stuzzichi. Donne, hai fatto soffrire delle donne. Ma ti ho detto, tu parlavi di mia moglie, sì. Ma te lo ripeto, io quando sono uscito da Cagliari, sono sbarcato a Livorno, da Cagliari in Sardegna, sono sbarcato lì, sono venuto in via Romana e gli ho detto, ma dopo tante donne, ma sono arrivato qui, mi conosci, mi vuoi, ma ce n'ho delle altre, prendimi, ma mi prendi come sono, dopo se sbagli te, è mia moglie, paghi te, se sbaglio io, pago io. Quindi diciamo, hai amato tua moglie ma non sei stato fedele, non sei un uomo fedele. Ma come? Ti piace la pittera, ti piace tanto? No. Anche se è milanese non sa che la pittera. Ma scusa, io gli avevo già detto quella mattina lì che ero difficile. Sì. Lei, ma in Sardegna, arriva a Livorno, sbarco e vengo via a Romagna, te mi sei venuta a cercare me di natura. Ma tu quante donne hai amato nella tua vita? Ho amato tre o quattro donne, di due no. Tre o quattro. Di due no, perché quando ho visto che loro vincono sempre, ho cercato di non l'amare. Quindi il mio cervello, non il cervello, il mio discorso. La prima ti amo, la seconda ti amo, la terza ti amo e dopo ho cercato di dire basta. Ma non perché... Il tuo spirito di libertà. Sì, il mio spirito di libertà. Questo è proprio vero. Cioè, tu la vuoi la libertà, sei la donna, io voglio la mia. Sì, ma non ti sei fatto ammanettare. No. Ti sei sposato però sei rimasto libero. No, è vero. E tutt'oggi sono libero, vado da tutte le parti e nessuno mi comanda. E la libertà non è tua, è della donna, anche mia. Certo.
Che però tu rispettavi anche la libertà della donna. Beh sì, lei fa la sua corsa, io faccio la mia. Ma cioè, libertà vuol dire anche andare con altre persone. Beh infatti lì è il bello, ma siccome tu sei anche filosofo, quando mia moglie gli ho detto la prima e poi anche la seconda, la terza, l'ho preso 4 o 5, gli ho detto ma ascolta bene. Io arrivo a casa, ho bisogno dell'affetto. L'affetto sarà la bitera, a Montignoso la chiamano. Sì, so. A Milano la chiamano la gnocca, a Muto la chiamano la susina. La figa la chiamano. Vabbè. Ma se tu me la davi prima, io stasera non giravo con quell'altra. Ma mi capisci oppure? Certo. Sono a far da mangiare, no, spegni il gas, andiamo a letto, facciamo il ticchettac che sarebbe la mura e dopo sono arrivato. Ticchettac. E lei mi dice, ma tu sei matto, come sono? Ho detto la verità. Quindi, adesso posso darti una domanda. La vita sessuale adesso, 74 anni, com'è? Io ogni tanto sono qui quando mi viene voglia la bizzera, come la chiami te? La figa. È la figa. Io giro e mi diverto. Ah sì, sì. Ancora. Ma anche a pagamento? Anche a pagamento. Cazzo, a questi anni qui devi prendo la mattina quando sta a fare la spesa, ciao, ti toccano, oppure ti lasciano l'indirizzo, ti aspettano. Ma se no la sera deve andare a pagamento. La verità è questa qui, perché a un certo punto sarei anche bugiardo. Anch'io vado, Ma scusa, perché tu sei meglio di me. No. Allora, ma io sono sicuro e sincero. La mattina c'è qualcuno a comprare, vogliono, ti danno la mano, come dire un bigliettino, ma io no. Se mi piace dico di sì, se non mi piace. A te piacciono più giovani? No, sì, a me sì, sì. Quando vedo la gioventù è un'altra faccenda. Cioè, la vedo la mia maniera. Non quindi è giusto. Ancora funziona tutto, cioè funziona tutto. Mai stato operato, mai. Né stomaco né pancia. Mai preso una pastiglia, mi capisci? Sì. Viagra, quelle robe lì, non lo prendo. Mai. Tutto naturale? Tutto naturale. Complimenti. No, è vero. E quando vedo il pelo della figa, mi si addrizza e dopo la voglio. La voglia che lei dice, ma l'aveva bevuta, quindi che è bevuta? Prima spicchiamo il grilletto e poi dopo la voglia di bevuta. Ma allora cosa vuoi? Sincero, forse... Anche a me piacciono le donne tanto. Ma scusa, ma io non ho detto, ognuno siamo fatti come vogliamo, però dico la mia sincerità. Io dico, quando vado in giro, ma tu mi stai a cantare, io sono fatto così, cioè, ci stai, ci stai. E mi ha detto che tu devi stare per forza con me, però la voglio vedere, la voglio ficcolare e il bego deve entrare nella vagina. Ma voglio dire, sono fatto così. Salute. Poi la sincerità, se tu prendi le pasticche, Riccardo, hai detto che ti chiami Riccardo, ma mi ascolti? Se tu prendi le pasticche da una parte, perdi la querela. Thank you.